Buongiorno a tutti, benvenuta Donatella Curletto che è la nostra ospite di oggi. La nostra rubrica Aibe Liguria On Air continua con le interviste, diciamo, agli specialisti del settore della biblioteconomia e oggi abbiamo con noi Donatella Curletto che è responsabile Nati per Leggere per la Liguria e ovviamente fa parte del gruppo nazionale di Nati per Leggere. Donatella, intanto buongiorno. Buongiorno a te. Colgo anche l'occasione per ringraziare la Biblioteca Universitaria che ci ospita sempre sui canali social. Donatella, abbiamo appena concluso il ventennale di Nati per Leggere, lo commentavamo prima, sembra un secolo fa, in realtà sono solo pochi mesi fa. Raccontaci qualcosa di questo ventennale che insomma sancisce, direi in maniera chiara, il successo di un'iniziativa che ormai, come dire, comincia ad essere una parte importante di AIB. E sì, guarda, lo dicevamo prima e lo ribadisco, a fine settembre nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza c'è stato questo convegno partecipatissimo, ma già a maggio dell'anno scorso Torino, al Salone di Torino c'era stata una bellissima riunione tra i volontari Nati per Leggere all'interno del Salone del libro. È dal 1999 che il programma esiste, vabbè, prima si è chiamato progetto e poi via via perché c'è stata tutta un'evoluzione e i 20 anni hanno sancito effettivamente la bontà e la validità di questo programma, che si è ormai attestato, se non mi sbaglio, poi casomai correggeremo, ma fino a settembre scorso lo era, il terzo programma per diffusione nelle famiglie in Europa per la promozione della lettura precoce in famiglia. Sì, adesso abbiamo deciso di chiamarlo programma in quanto, diciamo, i progetti poi dovrebbero iniziare e terminare, mentre noi speriamo che questo non ci porti sfortuna. No, ma scherzo, un programma invece desidera, diciamo, continuare, svilupparsi e trovare anche nuove alleanze, essendo poi un programma fondamentalmente di rete e di comunità. Sì, sicuramente cioè, il fatto che sia il terzo programma anche in ambito italiano di sostegno alla lettura nei minori, soprattutto dai primissimi anni, è stata, come dire, è un obiettivo eccezionale, devo dire, eccezionale. Sì, ci ha fatto anche molto piacere, tu sai, lo sappiamo ormai che questo programma ha preso ispirazione da programmi analoghi, diciamo, che sono stati ideati rispetto alla nostra data di fondazione, che è il 1999, un pochetto prima, una decina prima, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ed è stato bello, all'interno di questo convegno, insomma, per il ventennale, ricevere anche l'incoraggiamento e l'apprezzamento di questi altri programmi come Bookstart o Reach Out and Read, che sono programmi analoghi, in quanto è stata molto sottolineata da questi amici strani, diciamo, amici, diciamo, cugini, il fatto che il nostro sia un programma che va di pari passo con la componente pediatrico, medico-scientifica e biblioteconomica, del mondo delle biblioteche, ma soprattutto anche il mondo dell'educazione culturale, insomma. Quindi sì, questo è stato il valore molto sottolineato di questo. Infatti, perché è un programma, lo ricordiamo, che non coinvolge solo i bibliotecari, ma anche una serie di altre figure che, a mio giudizio, arricchiscono davvero la proposta, perché essere riusciti a coinvolgere genitori, insegnanti, librai, pediatri è sicuramente un punto di forza del programma di Nati per Leggere. Certo, sì. Questo è stato, come dire, ribadito e anche, come dire, ci hanno incoraggiato. Ora non so bene lo stato degli altri programmi, ma il nostro, insomma, fino a prima pandemia, insomma, stava andando molto bene. Cioè, c'è stato anche è stato presentato all'interno del
del convegno un rapporto su questi 20 anni. Ora io sono negata per ricordare numeri e statistiche, ma si vede proprio da questo rapporto, che è comunque visibile, poi se mai ti do tutte le indicazioni da poter diffondere, comunque la fonte principale è il nostro sito nazionale, quindi dove si trova tutto quanto, c'è stato proprio negli ultimi anni una crescita molto molto forte, sia come diffusione di punti, presidi, biblioteche aderenti e iniziative anche in accordo con il Ministero dei Beni Culturali, CEPEL e così via. Sì, infatti il sito è sempre molto aggiornato, e quindi invito chi ci sta seguendo e che sta vedendo il video eventualmente poi a navigare in questo sito molto ben strutturato, quindi che raccoglie davvero tutte le informazioni. Tu accennavi poco fa al discorso ovviamente del prima lockdown, cioè un progetto che solo qualche mese fa dava dei risultati assolutamente incoraggianti. Ecco, quanto il lockdown e la quarantena può costituire una nuova sfida per Nati per Leggere, quali sono state le criticità legate al momento? Eh sì, è proprio una bella sfida. Diciamo che la prima reazione importante del programma, in accordo diciamo tra le varie componenti, quindi quella del CSB di Trieste, che è il Centro per la Salute del Bambino, che funge da segreteria, un po' da coordinatore, ma soprattutto AIB, che è una componente importantissima, non dimentichiamolo, perché dobbiamo essere anche orgogliosi come soci dell'associazione, e come e poi il mondo diciamo dei pediatri, con l'Associazione Culturale Pediatri. Abbiamo reagito, allora, immediatamente come volontari sui nostri canali, sulle nostre pagine Facebook regionali, quindi cercando di, ma poi a livello nazionale stiamo proprio lavorando in questo momento particolare con la formazione a distanza. Diciamo che il primo pensiero è stato per la formazione, quindi come aggiornare, come formare. Abbiamo un grosso problema, ma speriamo di risolverlo, con la formazione dei volontari, cioè perché mentre la formazione a distanza per il personale medico o comunque di ambito medico è molto richiesta, ecco, quindi lavoriamo su quello, perché poi i pediatri sono sia quelli di libera scelta che quelli consultoriali, o sono quelli che poi raggiungono il maggior numero di famiglie. Quindi un'attenzione particolare sarà dedicata a loro, e poi vabbè, gli altri professionali. Mentre invece è in forte crisi la componente volontari, cioè quelli che sia per professione sia per scelta, diciamo, di adesione al programma, si ritrovano in grande difficoltà a raggiungere famiglie con bimbi anche così piccoli. Per cui diciamo in qualche modo è sconsigliata un'esposizione precocissima a tutti, tablet, video, eccetera. Mentre invece attualmente, come io e te stiamo facendo adesso in questo momento, è tutto video e interazioni di questo tipo. Quindi formazione a distanza, ci sentiremo proprio in questi giorni, mi spiace, il prossimo venerdì, tra giovedì e venerdì, ci sentiamo tra tutti in videoconferenza, ahimè, tutti i referenti regionali per decidere quale misure abbiamo adottato, come reagire a questo lockdown per raggiungere le famiglie. Chi si è, ovviamente è stato un intervento importante, grazie anche a Milena Tancredi della Commissione Ragazzi, chi si è inizialmente, come dire, adoperato in letture, chiedendo autorizzazione alla SIAE, agli editori, chi ha ribadito sempre con video attraverso sempre lo spazio Facebook delle varie regioni, con ribadire i consigli alle famiglie. E sul perché è così importante, eccetera. Certo, diventa tutto molto più, insomma, bisogna reinventarlo, rimodularlo, in quanto il fondamento proprio del programma è sulla relazione, quindi sul sostegno ai genitori, a fare i genitori o la famiglia più allargata, insomma, che si occupa dei piccoli, e questo è il grosso nodo, ecco. Però ci stiamo organizzando. L'altro versante, scusami, è quello dell'osservatorio editoriale nazionale di Nati per Leggere. Quello, insomma, sta andando, pur con le difficoltà nel reperimento e nella visione,
delle novità e dei libri da valutare e poi da selezionare, però stiamo andando anche lì a sporon battuto, insomma diciamo che il rischio, e lo vediamo anche a livello regionale, è questo della dispersione del grande patrimonio e della ricchezza del gruppi di volontari che agivano. Sì, come dicevi tu, come dire, la sfida legata anche al digitale è una sfida che in taluni campi si fatica a cogliere, nel senso che la presenza diventa un elemento imprescindibile, soprattutto quando si lavora con i bambini molto piccoli, ma anche con i bambini dell'elementare. Sappiamo le difficoltà legate anche alla didattica a distanza, che comunque implica la presenza di un genitore, di una persona che abbia degli skills per poter interagire con i device, quindi insomma... Sicuramente c'è tutta una parte di Nati per leggere che può spostarsi sul web, l'osservatorio, come dicevi tu, eccetera, ma una parte che per forza deve rimanere in presenza, e auspichiamo davvero che con un minimo ritorno alla normalità si possa riprendere, sì. Questo possa incoraggiare anche i volontari a riprendere la loro attività, questo è fuori di dubbio. Nati per leggere in Liguria, Donatella, guarda, come si muove in una situazione normale, come si muove Nati per leggere in Liguria e dove i nostri bibliotecari possono trovare tutte le informazioni aggiornate? Allora, sì, mi ricollego a quanto detto prima. Proprio ieri c'è stato un bel incontro organizzato da una dei nostri pediatri, in cui i volontari, diciamo, quindi è stato come entrare in una stanza, come dire, in un ambulatorio, insomma, pediatrico, e i genitori si sono collegati. E questo è stato un primo esperimento. Era già stata fatta una cosa simile in collaborazione con Palazzo Ducale, con la didattica di Palazzo Ducale, con gli incontri che noi tenevamo mensilmente allo spazio Kids in the City a Palazzo Ducale, e quindi vedi che stiamo tentando, no, di riprodurre questi, di surrogare questi incontri con le famiglie. E quindi questo penso che potrebbe essere un segnale interessante. Adesso avremo una battuta d'arresto, in quanto con la bella stagione tutti abbiamo desiderio, pur in sicurezza, di andare all'aria aperta. Ecco, un altro ambito, diciamo, che potrà essere sviluppato, ecco, un pochino da inventare, ma neanche troppo, è quello con la collaborazione con le librerie amiche dei bambini e delle bambine. Con le biblioteche ci stiamo pensando, però come tu sai, come tutti sappiamo, anche le biblioteche, per esempio del sistema per cui io lavoro, che è il sistema Città Metropolitana, stanno riaprendo con grandi restrizioni. Ho solo un esempio di una ludobiblioteca che è a Lavagna, che avendo uno spazio aperto, insomma, come anche la biblioteca di Campomborone, quindi probabilmente anche ci sarà già qualche ripresa di attività in spazi un pochino più aperti, però saranno minimi. Ecco, in Liguria com'è? In Liguria stava andando abbastanza bene. L'evento più, insomma, che vorrei sottolineare è stata l'adesione del reparto di neonatologia del Galliera al progetto, con un progetto locale al programma, e con la decisione, con una mini formazione che è stata erogata dal nostro coordinamento Nati per leggere Liguria al personale, a tutto il team di neonatologia, e dopodiché l'avvio di questo dono del libro ai nuovi nati, con tutte le informazioni. E in quell'occasione abbiamo realizzato un foglietto, un pieghevole informativo sullo stato di Nati per leggere Liguria, quindi con tutti i riferimenti e i recapiti e i progetti, diciamo, già attivi. Fondamentalmente la nostra rete in Liguria si poggia, e qui dobbiamo essere orgogliosi, lo devo dire perché forse non lo sottolineo mai abbastanza, sulla rete delle biblioteche, con grande difficoltà in alcuni territori, perché sono stati smantellati sistemi bibliotecari che avevano una lunga tradizione, come quello della provincia di Spezia, e quindi adesso noi ci appoggiamo su Spezia Città, ma poi in particolare su Levanto, sulla biblioteca di Levanto, dove abbiamo una collega molto in gamba, che è la Rossella Trevisan, che si occupa della provincia di Spezia.
Per Genova è stato un ingresso importantissimo in questi ultimi 3 anni della Biblioteca De Amicis, e in Chiara Zingaretti abbiamo la referente, e speriamo che poi cresca proprio come appoggio, come punto di riferimento per le varie biblioteche dei municipi genovesi. Per la provincia di Savona, Daria Minuto, che ha faticato moltissimo in quanto Savona non ha mai conosciuto una realtà di collaborazione di rete di sistemi, però diciamo c'è una bella realtà di comunicazione tra le singole biblioteche. E il recente ingresso poi di Imperia, della biblioteca Novaro, con la figura importantissima di Silvia Bonjean. Questo è un po' il quadro. Del coordinamento fanno parte anche il referente per i pediatri, che a tutt'oggi, poi vedremo, anche noi cambiamo, è Pino Ghinelli, che è stato un pediatra, come dire, molto attivo anche in centro storico, è ancora ricordato nei tempi, che ha una bella influenza sui suoi colleghi, e poi Caterina Pozzo e Dario Apicella, come formatori, e poi Valeria Zen, che è la nostra coordinatrice dei volontari. Io faccio la referente, cerco di, come dire, sbolognare agli altri il più possibile. No, in realtà poi io mi occupo del sistema del ex urbano, insomma, del sistema metropolitano. Questo è un po' il quadro. Ci sono, ecco, abbiamo fatto un grosso lavoro anche grazie a quanto ci aveva chiesto il Comune di Genova e i servizi educativi 06, quindi abbiamo fatto diversi corsi per educatori e insegnanti. Di fatto alcuni asili stanno, come dire, utilizzando anche con nostro autorizzazione il logo Nati per Leggere Liguria, perché hanno creato dei punti lettura anche di prestito e di incontro con le famiglie. E speriamo di allargare, ecco, questa rete in cui tutti partecipano per il pezzettino, compresi, come hai detto tu, e poi sono quelli più importanti di tutti, anche se a volte ce li dimentichiamo, i genitori che si occupa dei bambini. Un'altra realizzazione importante, perché questo trovate traccia sulla nostra pagina Facebook e anche nella pagina del portale Istruzione di Città Metropolitana, la bibliografia itinerante. Adesso noi stiamo lavorando già come Osservatorio Editoriale Nazionale alla nuova bibliografia, ma la precedente è stata, come dire, si è concretizzata in un tour in 2 province, sia quella di Savona che in quella di Genova, proprio facendo circolare nelle biblioteche, soprattutto cioè, grazie al lavoro di colleghi e di colleghe molto motivati, che poi hanno anche, si sono fatti anche le letture, gli incontri con i genitori o con gli insegnanti, proprio per promuovere anche una cultura più diffusa, più a portata di tutti, del libro di qualità per piccolissimi. Poi questo è l'altro aspetto che mi sta molto a cuore. Scusa, sono stata un po' lunghetta, ma... No, assolutamente. Hai fatto un quadro esaustivo della nostra situazione ligure, che mi viene da dire è assolutamente una situazione d'eccellenza, che coinvolge tutta una serie di attori, dai familiari alle figure dei professionisti. Questo è importantissimo, e penso che possiamo dire che ovviamente il progetto, anzi questa neanche una campagna, è davvero ormai una realtà consolidata, riceve, ovviamente continua a ricevere sollecitazioni. Ci fosse qualche altra biblioteca interessata a partecipare, Donatella, ma anche ovviamente la sezione AIBE Liguria, siamo disponibili a darvi tutto il sostegno del caso. E direi, Donatella, che io ti ringrazio per questo approfondimento e insomma buon lavoro a tutti di Nati per Leggere. Buona giornata. Grazie.